Cambiando, però dobbiamo ritornare alle origini. Esatto, allora Katia Biagiotti, siamo qui nel centro di Riccione e altro il tabacco. Tu da quanto tempo fai questo mestiere, quindi commerciante, soprattutto la tua storia? Quella volta Riccione indaga per chi vuole conoscere la Riccione che fu, la Riccione che è e quella che sarà. Katia, a te la parola e quindi. Beh, racconto un po' la mia storia, diciamo, la mia famiglia che è partita, diciamo, dall'entroterra. Noi abitavamo a Mondaino e i miei genitori hanno avuto lo spunto, alla fine degli anni 50, di venire giù a Rimini. Si è spostata e lì abbiamo vissuto un anno a Rimini, poi ci siamo spostati a Riccione. Mio padre ha avuto, diciamo, la capacità e la fortuna di iniziare un commercio di vendita ambulante di generi alimentari. Allora non c'erano supermercati e altro. E così piano piano abbiamo comperato un bar al mare negli anni 70 e siamo partiti con una gran voglia, perché quella volta c'era una gran voglia di fare, ci sentivamo tutti uniti, e lavoravamo tutta l'estate e poi dopo nell'inverno si lavorava con quei soldi che prendevamo, si praticamente facevamo qualcosa di nuovo nelle nostre attività. Chi aveva delle piccole case magari faceva il piano sopra, piano piano sono diventate delle piccole pensioni e poi dei non so, ristoranti al mare che prima erano bar, piano piano sono diventati ristoranti, perché si è potuto fare queste cose. Eravamo tutti uniti e stavamo tutti bene allora, negli anni 70, 80. Poi dopo, negli anni 80, alla fine degli anni 80, secondo me, con l'entrata della un po' della globalizzazione, lì sono cominciati un po' di problemi, perché le tasse sono cominciate ad aumentare, di conseguenza chi lavorava nell'ambito del commercio ha fatto fatica a reinvestire nella sua attività, perché quello che lavorava gli serviva solamente per quei 5-6 mesi che lavorava, gli servivano solamente per vivere nell'inverno. E poi dopo è arrivata anche la burocrazia, praticamente tutti gli alberghi che hanno dovuto mettersi a norma, sia diciamo con le cucine, impianti elettrici. È arrivata tutta questa situazione, perché chi ha cambiato questo con me? Le cose sono state molte, sia la burocrazia, sia il modo diverso di fare vacanza, che prima prendevamo tutta l'Europa, venivano dalla Germania, cioè abbiamo dei clienti storici che venivano, diciamo, qua, che venivano ogni anno, stavano un mese, venivano qua. È cambiato il modo di fare vacanza. Uno magari adesso non la fa una volta l'anno, magari la fa più corta, però la divide in 3-4 volte. Riccione ha cominciato un pochettino a subire, diciamo, questa crisi un po' che è mondiale. Però secondo me dovremmo rivalutare Riccione, ritornare un po' alle nostre origini, perché se riusciamo, diciamo, perché la gente oggi cerca, diciamo, questo contatto con le persone, ha proprio bisogno di questo. Se noi gli offriamo questo, in più riusciamo a rivalutare anche, diciamo, il fatto anche ecologico di poter, diciamo, tornare, Ha diciamo, una dimensione a più una umana. dimensione più umana. Ecco questo, rivalutare il territorio, tutto l'entroterra che è bellissimo, il nostro territorio. Ecco, questo secondo me va al di là di tutte queste mega galattiche strutture che il mondo Ha imposto. ha imposto. Ecco, ritornare, diciamo, rinnovarci, però ritornando indietro alle nostre origini. Con la tecnologia. Con la tecnologia, perché la tecnologia è andata avanti e quella non possiamo, anzi, è un beneficio per tutti la tecnologia, però
ritornare, diciamo, a questo valore grande che c'ha il romagnolo. Ecco, questo secondo me è una cosa che dobbiamo tener conto e dobbiamo Perché è ritornare. proprio un denominatore comune, e su quella volta Riccione viene sempre fuori, cioè la vostra attitudine al saper fare, saper accogliere. Da zero avete creato tutto quello che poi ha dato spunto addirittura ad altre regioni, non solo a livello nazionale, ma a livello proprio internazionale, di andare avanti con innovazione, con attenzione al particolare, investire, reinvestire e poi andare avanti. Come diceva lei, poi a un certo punto però è successo che lo Stato è diventato socio maggioritario, perché oggi ci si sostenta. Come si fa a tornare indietro utilizzando la tecnologia, ma reinvestendo, se poi appunto, come ha detto lei, tasse, burocrazie e quant'altro? Come si fa a uscire da questo impasse in un momento poi così drammatico come è quello oggi dopo il lockdown? Come si fa? Quale può essere la ricetta per continuare a crescere? Perché non è semplice mettersi d'accordo tutti, creare quella forza. Lo chiedo a lei, Katia, per avere un'idea di quello che potrà essere nel futuro. Secondo me sì, dobbiamo praticamente sentire un aiuto, cioè l'Italia ci deve aiutare, cioè dobbiamo avere sicuramente un aiuto dallo Stato, perché sennò così non possiamo andare avanti. E poi questo, sicuramente quest'unione, ecco, io vorrei avere quella forza che nell'arco degli anni un po' abbiamo perso. Quella forza che praticamente avevi il romagnolo che è riuscito con delle dune di sabbia e delle erbe incolte, come noi chiamiamo i maragoni. Ecco, noi abbiamo costruito delle spiagge, diciamo, che ci invidiavano in tutto il mondo. Ecco, vorrei avere quella forza per poter riniziare con la tecnologia sicuramente, però abbiamo bisogno sicuramente di essere aiutati, perché da solo e con tutto quello, la burocrazia e le tasse che ci troviamo, noi non riusciamo più a farcela. E possiamo dire che anche l'euro in tutto questo non è che abbia proprio aiutato. Forse in un primo momento abbiamo creduto in una grande unione, però forse ha penalizzato chi nel piccolo ha Bravo. fatto così tanto. Perché noi lo possiamo dire che da italiani, voi da romagnoli che siete sempre stati all'avanguardia, beh, in merito a quello che è il gusto, il saper fare e anche la voglia, la volontà, insomma. Voi avete dato dimostrazione durante il terremoto che in un niente avete ricostruito, vi siete rimboccati le maniche, quindi è chiaro che avete bisogno di quell'unione e aggregazione che secondo lei, Katia, c'è ancora, oppure ha dato spazio a un individualismo che ha portato un po' a curare ognuno il proprio orto? Beh, mi metti in difficoltà, mi metti proprio in difficoltà, perché un pochettino negli ultimi 10 anni abbiamo, secondo me, c'è stata un po' questa idea abbiamo perso questa socializzazione, questa voglia di lavorare insieme. Un pochettino, ecco perché abbiamo perso, perché abbiamo lavorato ognuno nel nostro orto. Questo praticamente l'abbiamo perso, ma l'abbiamo perso sicuramente per tutte le istituzioni, tutto quello che c'è stato nell'arco di questi ultimi 20 anni. Io vorrei ritrovare la dimensione degli anni 70, cioè quella voglia, non tornare indietro, per carità, perché mai non si può tornare indietro, però quella grande voglia di fare che abbiamo perso in questi anni. Ecco, questo io lo rivorrei dai riccionesi. Se riusciamo a ritrovare questa unione, questa voglia, diciamo, di lavorare insieme, ce la possiamo fare, ce la E possiamo fare. continuare a essere A quel faro, continuare, sì, quel faro che ovviamente deve continuare a splendere. Prima si parlava dell'entroterra che è il tuo luogo natio. Ebbene, io ho avuto modo di visitare e diciamo che c'è tanto da dare a livello di entroterra e tanto soprattutto da collegare, quindi creare dei percorsi, cioè di idee ce ne sarebbero tante. C'è solo bisogno di un cambio di paradigma tornando al passato, quindi unendo quelle forze che vi hanno sempre caratterizzato. Quanto il cliente, perché lei, Katia, viene da un'esperienza che appunto ristorante, Lido, è comunque una commerciante, una che è sempre stata a contatto con il pubblico. Quanto è cambiato poi il cliente?
Come lo vede oggi il cliente rispetto a prima? Beh, il cliente è cambiato, logicamente è molto più esigente di una volta. Il cliente una volta si accontentava, praticamente gli bastava questa cordialità, oggi non è più così, praticamente bisogna essere molto professionali. Una volta bastava poco, tutti hanno potuto fare, diciamo, mettere su un'attività, oggi è più difficile. Se tu non hai la professionalità e se non vedi avanti, fai fatica oggi, secondo me. Ecco, devi avere sì quella voglia, diciamo, di dare ospitalità, però non basta più. Secondo me sì, ti devi sempre aggiornare e andare avanti, insomma, perché l'idea li abbiamo, diciamo, di formare tutti questi piccoli diciamo, posti dove il cliente si può trovare bene, però oggi diciamo, il turista è più esigente di una volta. Qui siamo proprio la tua tabaccheria, la tua, la sua, insomma, un po' del tu, del voi, ma insomma va bene, è proprio nel centro di Riccione, Viale Ceccarini è un viale che ha visto sempre una marea di gente, rispetto a prima è sempre rimasta con quell'affluenza, soprattutto che affluenza è, spende, ha voglia di spendere perché i negozi sono cambiati, oggi abbiamo le catene, non abbiamo più quella bellezza del piccolo con quel gusto, con quel la particolarità che contraddistingue l'italiano medio, no? Il gusto, l'amore per il bello, l'accostamento nei colori e quindi quanto poi in effetti insomma è venuta a dare il colpo di grazia a questa tendenza verso, ecco, il grande negozio, la grande catena. Beh, come ti dicevo prima, i fattori sono molti, perché sicuramente anche questa crisi negli ultimi 10-15 anni ci ha portato che il ceto medio, che noi avevamo un ceto medio alto, che questo ceto medio è diminuito. E sicuramente il fatto che non ci sia più la Papete nel viale, che non ci sia più Armani, che non ci sia più Dolce Gabbana, sicuramente proprio questa clientela che praticamente fa fatica, e questa è secondo me anche una cosa proprio a livello italiano, insomma, che ci troviamo con meno soldi, insomma, e il fatto che sono entrate tutte queste catene, perché la gente oggi non può più spendere, diciamo, 1.000 euro, 2.000 euro in un abito, ma si compra diciamo delle cose da 10-15 euro che poi non durano niente, che le metti 5 volte, poi sono da buttare, anche ecologicamente anche non va bene, diciamo, però proprio per questioni proprio di soldi ci siamo trovati praticamente, secondo me, anche questo è un problema, diciamo. E infatti diciamo pure che questo momento che abbiamo attraversato, che insomma ancora continua, no? Il lockdown, il problema del virus, eccetera eccetera, la Cina, e ha influito molto e forse ha dato anche la possibilità, per chi vuole riflettere, di resettare per ricominciare, no? Attraverso la pulizia, la sanificazione, tutto quello che vogliamo, ma sembra quasi un grande segnale, come a dire torniamo indietro, che ne so, torniamo anche nelle sartorie, perché il capo non deve essere più usa e getta. Ma parliamo anche di questo aspetto del saper riconquistare quel mercato, per cui poi il cliente si abitua nuovamente ad apprezzare la qualità del materiale, una borsa che duri più nel tempo. Per fare questo comunque c'è bisogno di cosa, sostanzialmente? Di un'economia che deve andare verso una direzione diversa. E quindi il cliente come fa poi a spendere se vogliamo tornare al piccolo? È difficile. Cioè, diventa un lavoro per cui oggi probabilmente abbiamo bisogno di essere i primi anche in questo senso. Quanto riccionese sarebbe in grado di ricominciare a cambiare tendenza? Beh, sicuramente questo momento di riflessione ci aiuterà molto. Sì, perché tutti questi negozi, queste catene, questi grossi, come dicevamo, che praticamente produce
tutte cose che praticamente durano pochissimo, che un costo, perché pensi di spendere, diciamo, di meno, ma alla fine compri un sacco di vestiti, invece basterebbe un capo, bellissimo, che praticamente con gli stessi soldi e ti durerebbe di più, faresti anche meno scarto. Cioè, è tutta una situazione che praticamente darebbe a vantaggio un po' di tutti. C'è da riflettere molto, secondo me è una cosa che dovremmo veramente pensarci. Se il riccionese potesse, diciamo, ritornare a dei piccoli negozi con un'originalità, non so, anche fare dei capi da solo, diciamo, con delle buone stoffe, ritornare un pochettino, come dicevo prima, anche a una sartoria, è un qualcosa di originale che allora ci verranno proprio a cercare, perché tu praticamente hai questa originalità che non puoi trovare né su internet, né nelle catene, né in nessun'altra centro, diciamo, grande, diciamo, perché tu hai quell'originalità di questo piccolo negozio e poi anche tutte le originalità del nostro entroterra, come i vini, tutti i formaggi, tante cose che abbiamo, che possiamo praticamente fare dei piccoli negozi, questa originalità che poi non trovi nel mercato. Ma infatti ho Ecco. intervistato persone che da fuori hanno trovato nel tempo, quindi parliamo ecco di 20, 30, ma anche più anni fa, venivano apposta a comperare. Addirittura c'è la testimonianza di una nota figura del jet set, quindi musica, locali, che veniva da Milano addirittura apposta a comprare per esempio le palline di Natale. E lui mi racconta su quella volta Riccione che qui c'era una tendenza dove c'erano tutte queste palline particolari che io non ho visto e sarei curiosa, tra l'altro. Cioè, lui veniva apposta da Milano, quindi prendeva la sua pensione, stava qui un weekend, andava in giro. Quindi, questo è in effetti tornare a essere avanguardia facendo un passetto indietro. Questo potrebbe essere il momento giusto? Sì, secondo me sì. Infatti questo negozio che tu dicevi, che rammentavi, è Fior di Loto. Lui aveva questo piccolo negozio dove noi avevamo prima la tabaccheria e lui aveva tutte queste palline particolari, tutte queste cose originali che non si trovavano. Lui aveva questa ricerca bella. Ecco, questi negozi qui sicuramente se ritornassero sarebbe una bella cosa. Ma bisognerebbe proprio cambiare la tendenza a livello di educazione, rieducare al bello, rieducare alla qualità, quindi quell'oggetto che ti dura nel tempo, che deve essere valorizzato, perché in un'altra intervista con una sua collega si parlava di quanto sia importante a livello educativo, perché? Perché se tu tratti anche un oggetto così per giusto il tempo che serve, automaticamente anche nella vita sociale, nell'umanità accade questo. E quindi succede che, per esempio, gli anziani vengono, come dire, allontanati, non servono più. C'è un parallelo, no? Con l'oggetto, l'abito che tutto sommato dismesso, poi uno non lo vuole neanche più nel proprio guardaroba. Quindi diciamo che è una cosa da affrontare a vari livelli e quindi tornare a fare una riflessione. Questo periodo secondo lei aiuterà oppure viceversa a diventare più cattivi? Perché il distanziamento sociale forse ci potrebbe portare ad acutizzare questo problema che già era in atto. Secondo lei il distanziamento potrebbe invece ostacolare questa rinascita? Oddio, io spererei che praticamente riusciamo invece a capire la grandezza che abbiamo, diciamo, negli anziani, perché loro sono una grande forza. Perché, come nelle grosse famiglie patriarcali, quando diciamo, l'anziano era diciamo, il membro diciamo, che organizzava ed era la persona stabile che organizzava tutto, diciamo, perché c'era diciamo, la figlia, c'era tutta una Gerarchia. gerarchia, no? C'era tutta una gerarchia. Ecco, questo secondo me sarebbe importantissimo da riacquistare. Perché l'anziano è importantissimo anche per il nipote, per raccontare, diciamo, quello che è la storia, perché è importantissima la storia per andare avanti. E
quello che dicevi anche, che è importante appunto anche il fatto degli oggetti che abbiamo, che questo consumismo ci ha portato a prendere e buttare, prendere e buttare. Invece la storia, l'anziano, se possiamo, diciamo, in questo momento di riflessione, possiamo poter ritornare a valutare le cose che abbiamo, che sono importantissime, a non buttare. Ecco, questo sarebbe una cosa molto molto importante. Allora gli oggetti e tutto quello che ci circonda acquisterebbero valore. Riacquisterebbero valore. Riacquisterebbero Questo è valore. importantissimo perché si dice che un popolo che non conosce la propria storia, che abbandona la memoria storica, non ha le basi per poter eventualmente ritornare indietro. Ecco perché l'anziano oggi, che nelle tribù indiane, Maori, veniva definito come il saggio, il grande saggio, ci può dare indicazioni per recuperare, rivedere, semmai ecco, con la tecnologia puoi portare avanti. Anzi, meglio di prima, perché hai il mezzo che ti mette in contatto rapidamente anche con tutto il mondo. Bene, Katia, è stata un'intervista come tutte quelle su quella volta Riccione, piena di insegnamento anche, per cui io non faccio altro che ringraziarla. Grazie a te, grazie a voi.